Grazie, buonasera, saluto tutti, saluto in particolare naturalmente gli ospiti, il professor Leuzzi, il dottor Samer e poi gli autori, il professor Sconosciuto e gli autori Damiano Franco ed Enzo Poci. E il mio più che non vuole essere soltanto un apprezzamento vivo per il lavoro egregio svolto, io ho avuto modo di leggere già gran parte del volume, il lavoro egregio svolto da Damiano e da Enzo, ma esprimere anche un ringraziamento. Un ringraziamento per questo lavoro perché ci presenta una storia, questo lavoro rappresenta uno spaccato, una storia di mesagne, della vita importante, della vita sociale, della vita della comunità di Misagne, della vita politica, della vita istituzionale di questo comune. È la storia di Misagne attraverso questo volume, la storia, ripeto, di alcuni aspetti di Misagne, di alcuni aspetti sociali, politici, sindacali. E quindi il ringraziamento perché conoscere profondamente la storia della nostra comunità significa vivere più intensamente anche il senso di appartenenza a questa comunità. Qualcuno dirà: è la storia di una parte. È vero, di una parte importante, però vive Dio, ci vorrebbe l'impegno da parte di tutti, anche delle altre parti, a raccontare la propria storia, la storia dei propri movimenti, delle proprie associazioni, di ciò che è stato prodotto, di ciò che è stato fatto, degli ideali intorno ai quali si è vissuta quella storia, dei valori morali, sociali, politici intorno a cui si è consumata quella storia. E questo significherebbe avere più compiutamente una conoscenza profonda di ciò che siamo stati, di ciò che ha rappresentato questa comunità, non solo all'interno di essa, ma anche in rapporto con una comunità più vasta del territorio circostante. E questo significa rafforzare anche il senso di appartenenza ad una comunità. Ecco perché li ringrazio. Guardate, in un momento poi particolarmente difficile, complicato, della vita sociale e politica di questo nostro paese, e leggendo questo libro si acchiara la percezione di come e del perché è aumentato il cosiddetto distacco fra le istituzioni, fra la politica e la comunità civile. È aumentato perché oggi forse la politica, le istituzioni, non sono più la rappresentanza politica di un mondo sociale che esprimeva alcune istanze, alcuni valori, alcuni obiettivi. Se oggi la politica, le istituzioni riflettessero su ciò che è stato prima, su come la politica riusciva ad essere anche rappresentanza degli interessi sociali, anche se di parte, di una parte, ma rappresentanza di interessi sociali forti, se la politica riuscisse a recuperare questo ruolo, anche non solo l'associazionismo, ma la comunità civile tutta ne trarrebbe vantaggio. Io sono contento che stasera ci sia una larga partecipazione, che è dovuta, credo, oltre che all'interesse per questo volume che si rappresenta, anche per ciò che gli autori hanno rappresentato, ognuno per la propria parte, nella recente storia di questa città. Significa comunque che c'è una comunità raccolta attorno a delle idee, a dei valori, a delle sensibilità, e su questo dobbiamo far leva per un riscatto sempre maggiore,
un riscatto civile, morale, sociale ed economico della nostra città. Grazie. Grazie al sindaco Scoditti che ha creato un contesto giusto in cui possiamo introdurre una serie di altri autori, coautori potremmo definirli, di questo lavoro. Il primo è sicuramente la famiglia Castorini, il gruppo La Tipografia Castorini, che ha permesso la pubblicazione di questo volume, perché senza un apporto concreto di stampa e quindi di investimento economico non sarebbe stato possibile. Altre figure molto importanti sono state quella di Roberto Guarini e Gustavo Nitti, che hanno aiutato i due autori in innumerevoli, mi raccontavano, versioni, insomma, bozze di correzione di bozze, quindi altre figure analitiche che servivano, insomma, alla pubblicazione di questo volume. E sicuramente tra questi non poteva mancare il Carmelo Solimeo, che è il presidente della società di mutuo soccorso Unione dei Lavoratori, che invitiamo qui sul palco per un saluto.